Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crèche al formaggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più 3-4 ore per la lievitazione. Gli ingredienti sono uova, latte, farina di tipo Manitoba, farina di tipo 00, lievito, zucchero, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, olio, sale, pepe, formaggio tagliato a dadini e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per un minuto, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo il burro le uova la farina di tipo 00 la farina di tipo Manitoba il sale il pepe l'olio il pecorino e il parmigiano ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Adesso azioniamo il bimby per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato. Adesso lo allargheremo. Mettiamo il formaggio. E lavoriamolo un po' con le mani. Formiamo una palla. E posizioniamolo su uno stampo per panettone. Facciamo lievitare in forno spento per almeno 3-4 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto dal forno. Adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 150 gradi per 30 minuti. Alzeremo la temperatura del forno a 180 gradi e lo cuoceremo per altri 20 minuti. La crèche è cotta. Lasciamola intiepidire prima di servire. Crèche al formaggio. Grazie e alla prossima ricetta.